Bentornati a tutti da Francesco per un nuovo video dedicato ad iOS 14. È arrivata qualche ora fa la versione 14.2 che porta, rispetto alle precedenti release, tante novità, sia funzionali che estetiche, insieme alla risoluzione di moltissimi bug. È anche la versione montata di serie sui nuovi iPhone 12 mini e 12 Pro Max, che usciranno solo fra qualche giorno, venerdì 13 novembre, e che sono preordinabili da oggi stesso. Prima di iniziare, se non li avete già visti, vi lascio in descrizione i link alle recensioni dei primi due iPhone 2020, iPhone 12 Pro e iPhone 12. Non perdeteveli, ma andiamo a scoprire tutte le novità contenute in iOS 14.2. Dopo il rilascio di ben 4 beta e della versione RC Release Candidate, è arrivato il corposo aggiornamento ad iOS 14.2. Se avete un iPhone compatibile, quindi da iPhone 6S in su, potrete aggiornarlo senza problemi. Vi basterà aprire le impostazioni, scendere ed entrare in generali e fare tap su aggiornamento software. Dopo qualche istante vedrete comparire l'update. Scegliete scarica e installa per avviare il processo di aggiornamento. Aggiornamento che arriva con un peso decisamente importante, superiore ai 4 GB su tanti iPhone, quindi ricco di novità dentro e fuori. Contemporaneamente Apple ha anche rilasciato gli aggiornamenti di iPadOS 14.2, WatchOS 7.1, tvOS 14.2 e anche un aggiornamento supplementare di macOS Catalina 10.15.7. Dov'è finito Big Sur? Sono convinto che ci siamo e arriverà la prossima settimana durante l'evento speciale Apple fissato per le 19 di martedì 10 novembre. Iniziamo come sempre andando a vedere la build number di questa versione. Se siete abbastanza attenti avrete notato che sulla mia schermata home c'è la gloriosa icona storica di Instagram. Ti farà piacere sapere che non si tratta né di un tweak né di qualche cosa di strano. È tutto nell'app di Instagram. Se la vorrete impostare anche sul vostro, a fine video vi mostrerò come farlo in pochissimi secondi. Torniamo alla build number che è identificata con il codice 18B92. Su quasi tutti gli iPhone ha portato anche un aggiornamento al firmware del modem, che quasi sempre è utile a risolvere problemini vari di connettività. La prima novità rilevante in iOS 14.2 è l'introduzione di tanti nuovi sfondi di sistema. Se apriamo impostazioni, entriamo in sfondo e proseguiamo su scegli un nuovo sfondo, li troveremo facendo tap su statico. Si tratta di 8 nuovi sfondi dinamici, il che vuol dire che avranno un aspetto luminoso nella modalità chiara per poi cambiare all'attivazione della modalità scura. Per esempio c'è questo splendido paesaggio californiano che nella modalità chiara sarà di giorno e avrà il cielo azzurro e che all'attivazione della modalità scura cambierà e si mostrerà di notte sotto un cielo stellato. Troviamo almeno altri 3 paesaggi e 4 nuovi sfondi in stile bozzetto, che rappresentano probabilmente luoghi californiani vicino alla zona di Big Sur, tutti molto belli. La seconda novità rilevante di iOS 14.2 è l'aggiunta di almeno 100 nuove emoji, un po' di tutte le tipologie. C'è per esempio una nuova faccina che sorride con una lacrima, una faccina coperta da una maschera, una donna che allatta e un uomo con biberon. C'è lo splendido ninja, la matrioska, il simpatico castoro, l'orso polare e come alimenti l'oliva, il mirtillo e anche oggetti come il gancio o i pattini a rotelle. Queste sono solo alcune di loro, ce ne sono tantissime altre, tutte simpatiche e bellissime, che potrete utilizzare nei vostri messaggi e post social. La terza novità importante consiste nella possibilità di inserire nel centro di controllo le funzionalità di riconoscimento brani di Shazam. Questo sia a patto che abbiate l'app installata o meno. Nel primo caso la canzone riconosciuta si mostrerà in app, nel secondo in una pagina web dal quale potrete ascoltarne l'anteprima o se siete abbonati scaricarla direttamente nella vostra libreria di Apple Music. Vi ricordo che per aggiungere funzioni e icone nel centro di controllo basterà aprire le impostazioni, scendere fino a centro di controllo e personalizzarlo a vostro piacimento. Mi collego all'argomento dove anche per l'app musica ci sono delle novità. Se non stiamo riproducendo alcuna canzone, richiamando il centro di controllo e tenendo premuto per un istante sul player, adesso ci comparirà una nuova finestra che al posto di essere vuota ci mostrerà gli ultimi nostri ascolti, aggiunte e playlist create per accedere più velocemente alla nostra musica. Veramente comodo, soprattutto considerando che indosseremo molto spesso la mascherina.
Viene anche modificato l'aspetto del player musicale quando lo schermo di iPhone sarà bloccato. Sono riviste le proporzioni, è meglio organizzato e con più rilevanza alla copertina dell'album. Per quanto riguarda le AirPods, viene introdotta la ricarica ottimizzata come sugli altri dispositivi Apple, con lo scopo di non comprometterne la durata nel tempo. Una volta connesse all'iPhone, ci basterà entrare in impostazioni, Bluetooth e fare tap sulla i vicino alle AirPods connesse. Da qui potremo decidere se attivare o meno la carica ottimizzata. Consiglio a tutti di farlo. C'è anche un nuovo controllo per proteggere il nostro udito dai suoni intensi e che regolerà l'esposizione sonora. Si trova in impostazioni nella sezione suoni e feedback aptico sotto la voce salute dell'udito. Da qui potremo attivarla e regolarla al meglio funzionalmente alle nostre preferenze. Per chi ha un dispositivo con scanner LiDAR come iPhone 12 Pro o iPad Pro, c'è anche una nuova funzione comodissima per chi ha attivato l'app lente e ha qualche difficoltà visiva. Ora, aprendola, sarà possibile attivare il riconoscimento delle persone che si muoveranno davanti alla camera di iPhone o iPad ed è davvero molto utile. C'è infine una piccolissima news all'app di Apple Watch che riceve un aggiornamento al design dell'icona, ora mostrata con il nuovo cinturino Solo Loop. Ci sarebbero altre novità nell'app Home per HomePod, dove è finalmente attivo l'interfono per comunicare velocemente con chi si trova in casa. E novità per i possessori di Apple Card, ma non essendo presenti in Italia ho deciso di non parlarvene. Queste erano le novità principali contenute in iOS 14.2. Ci sono anche tantissime risoluzioni e bug più comuni. Su diversi modelli di iPhone accadeva che lanciando l'app fotocamera questa non si attivava e presentava lo schermo nero. È risolta per tutti, come anche le problematiche di inserimento del codice di sblocco che spesso si presentavano durante la digitazione dei numeri. Viene corretto l'errore nell'app promemoria che non ci permetteva di modificare la data di un nostro impegno riportandola sempre alla data iniziale. L'app Watch, che su alcuni modelli di iPhone crashava senza motivo, è stata fissata e torna completamente funzionante la sincronizzazione dei dati GPS e della salute fra l'orologio e iPhone. Corretti anche i problemi di ricarica wireless, che talvolta non permettevano ad iPhone di ricaricarsi. È risolto sia per le basi classiche che per chi sta già utilizzando, come me, la base MagSafe. Sono inclusi tanti altri fix minori insieme alla risoluzione dei problemi di sicurezza presenti ma non indicati nello specifico da Apple. A livello autonomia dovremmo trovare qualche miglioramento, ma essendo uscito solamente ieri l'aggiornamento, è presto per me per dirvelo con certezza. Riguardo alla velocità di iOS, è sempre tutto fluido e il sistema pare snello e veloce. Queste erano le novità e le correzioni di bug inclusi in iOS 14.2. Se avete domande o avete trovato qualche altra funzione o bug, vi aspetto come sempre qui sotto nei commenti. Tornando ad Instagram, vi mostrerò come promesso la procedura per cambiare l'icona. Innanzitutto verificate di avere installato l'ultima versione di Instagram da App Store sul vostro iPhone. Apriamo l'app e muoviamoci sul nostro profilo in basso a destra e accediamo al menu in alto sempre a destra. Da qui facciamo tap su impostazioni. Una volta all'interno del menu, eseguite uno swipe profondo verso il basso fino a quando non comparirà questa schermata introdotta per festeggiare i 10 anni dell'app. Finalmente qui potrete scegliere l'icona di Instagram che verrà mostrata sulla vostra schermata home tra oltre 10 possibili varianti ed il gioco è fatto. Vi chiedo infine, come sempre, di lasciarmi un like se il video vi è piaciuto. Nel farlo, non dimenticate di iscrivervi al mio canale attivando la campanellina di notifica per restare sempre aggiornati. E anche per oggi è tutto. Spero di avervi dato informazioni preziose su iOS e sui vostri iPhone. Mi raccomando, non perdetevi le recensioni di iPhone 12 e di iPhone 12 Pro. Sono in arrivo anche quelle del Mini e del Pro Max. Restate al sicuro, indossate sempre la mascherina e fate tantissima attenzione. Noi ci vediamo presto qui. Un grande saluto da Francesco. Ciao!